In conferenza stampa sono stati illustrati i lavori di ristrutturazione in programma presso gli impianti sportivi comunali. Presenti gli assessori ai lavori pubblici Giovanni Magni e allo sport Giuliano Ruffinazzi. Assieme all'assessorato ai lavori pubblici abbiamo fatto una ricognizione del fabbisogno e abbiamo messo in campo tutta una serie di interventi per ristrutturare e abbellire quelle che sono alcune strutture nostre che nel corso di questi ultimi anni hanno evidenziato problemi. Quindi il primo ringraziamento è sicuramente al collega Giovanni Magni dei Lavori Pubblici che mi ha aiutato in questo importante elenco di lavori. Gli interventi sono veramente tanti e se dovessi intitolare il messaggio che diamo a tutte le società sportive che con molta passione lavorano sul nostro territorio è: scusate il disagio, ma stiamo lavorando per voi. Perché? Perché gli interventi saranno interventi invasivi che permetteranno però nel corso dei prossimi mesi di rendere finalmente agibili e sfruttabili al massimo tante strutture diciamo diffuse in città. Partirei dal campo CONI, dove la ristrutturazione degli spogliatoi vedrà la fine tra pochi giorni, ma a cui seguirà anche la ristrutturazione delle tribune, che come sapete sono inagibili da molto tempo. E quindi per l'inizio di settembre riavremo il campo CONI totalmente ristrutturato e aperto al pubblico. Per non parlare poi di altri due interventi minori ma di grande importanza, che sono quelli relativi alla palestra del Judo Club alla Scala, ha un problema di infiltrazione sul tetto, a giugno partiranno i lavori e finalmente anche quel problema sarà risolto, come quello della palestra di via Luigi Porta, anche qui abbiamo problemi di infiltrazioni, anche questi a breve saranno risolti con un intervento. Termino raccontando di un altro intervento che la città aspetta da tempo, che è la ristrutturazione della piscina via Folperti. A giugno inizieranno i primi interventi, si avranno interventi per 2 milioni di euro e anche qui nel corso di qualche mese, forse più di qualche mese, riavremo una piscina funzionale e ristrutturata che offrirà qualcosa in più a tutti i cittadini pavesi. E finisco veramente con una cosa totalmente nuova: abbiamo allestito e strutturato un percorso ciclopedonale che da Viale Resistenza porterà fino al Chiozzo, allestendolo con dei cartelli illustrativi. In totale investiremo circa 4 milioni di euro, penso che sia una svolta per tante strutture e per lo sport a Pavia. Ci può parlare sulle strutture Palaravizza e Palacchiappero, due strutture attese anche dalla città e dalle società sportive che le occupano? Sì, dunque, per quanto riguarda il Palaravizza, ad oggi sono in corso finalmente i lavori di rifacimento della copertura, che sono lavori importanti perché è il primo passo per la messa in sicurezza del Palaravizza, che è praticamente fermo da tantissimi anni. Successivamente, grazie all'approvazione del finanziamento legato al piano periferie, abbiamo predisposto già un progetto di massimo studio di fattibilità che la Giunta ha già approvato ed è stato inoltrato al Ministero, che tiene conto sia del finanziamento del piano periferie che del cofinanziamento dall'amministrazione comunale per oltre 1 milione di euro, e sul Palaravizza interverremo formalmente, grazie anche ai pareri del CONI, alla cooperazione tra CONI e quant'altro, la messa in sicurezza di tutte le strutture ivi esistenti, quindi palestrine, palestre grandi, scale di sicurezza e tutto quello che ne consegue, al fine di avere un'agibilità assolutamente completa di tutta la struttura. Parte delle risorse verranno trasferite al Palacchiappero, che avrà la possibilità, e su cui stiamo già lavorando con un progetto definitivo che sarà sottoposto alla Giunta in base al cronoprogramma del piano periferie, in cui è prevista la possibilità di ampliamento del piano Chiappero
rifacimento di spogliatoi e quant'altro, e la realizzazione di una struttura che ha una capacità ricettiva per circa 200 persone, e quindi anche il Palachiappero sarà utilizzato per eventi sportivi con la presenza di pubblico e con tutte le autorizzazioni del caso.